Ragazzi, oggi mi trovo a Roma alla Gymnasium Colleferro, nella palestra appunto di Colleferro, perché sono stato sfidato. Sapete che ora va di moda essere sfidati dai tiktokers che si sfidano fra di loro, fanno sparring, che li fanno passare per match, avete capito? E vi lascerò qualche esempio qua in sottofondo. Ebbene, anch'io sono stato sfidato da un tiktoker e voi direte: cosa fai Erwin, tu fai pugilato, fai Muay Thai e non vai ad accettare lo scontro contro un c***o di tiktoker? E certo che lo faccio, ragazzi. Oggi abbiamo qua, non si vuole far vedere in faccia, purtroppo ragazzi, io lo devo presentare così perché per futili motivi di copyright e di precedenti soprattutto precedenti non si può far vedere in faccia. Però lui mi dice che è un tiktoker, cioè quello che confermi di non avere match. Non hai nessun match. Faccio solo i balletti su TikTok. Ok, quindi questa... campo con TikTok, quindi c'è un buon footwork, diciamo. Sì assolutamente sì, anche okay. Tanta coordinazione nelle braccia, riesco a fare tante cose. Perfetto. Quindi ragazzi, io direi che adesso ci spostiamo sul ring, andiamo a scaldarci e vi lascio direttamente allo sparring. Oh. I'm on the rail, I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Just so I get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it colossal until I'm a fossil. They want me to fail, look we prevail. Jump on your tail, know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, they for the sale, yeah. Ay, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging in darts, make him reach for the stars. I'm sei pronto? Sei pronto? Oh, lo facciamo dello suo spalle. Dai, io te lo dico. C'è solo una cosa. Non so come fare il fame. Oh! Il fame a chi? Stop. Siete cascati, ragazzi, in realtà stavamo scherzando perché lui è... avete riconosciuto? Bene, raga! L'avete riconosciuto, ragazzi? Quello che ha combattuto lo spento. Io sono 6 anni che faccio video, ma è un video virale. Poi arrivi te, metti il tuo video, il tuo spezzone, TikTok esploso, YouTube esploso. Ma che cazzo è successo quell'evento? Allora, è successo che praticamente ci hanno chiamato per fare questo match contro questo ragazzo che a detta sua aveva tantissimi match di pugilato. Okay. Che secondo me non era così, secondo me avrà fatto al massimo 5 sparring tutta la vita. Diciamo che il primo round è andato bene. Nel secondo round c'è stato il check mio col sinistro, quindi ho battuto la mano, visto che mi porgeva sempre la mano per fare il check. E ho fatto il check con lui e sono partito subito con un gancio che nemmeno l'ho preso, perché poi... Che se vogliamo dirla tutta? Per chi non ne capisse magari nulla di sport da combattimento, una volta che l'arbitro dà il via durante un match, che dice fight... Ma all'inizio del round? All'inizio del round, che quando c'è un atterramento, perché certo. Lì era successo tipo un atterramento, qualcosa, ha dato certo. Il via di nuovo. Quando succede quello, ragazzi, vige la regola, lo diceva Floyd Mayweather che è successa una cosa simile con lui, che protect yourself. Quindi quando l'arbitro dà il via, tu le braccia devono essere qua, non che stai lì così. Quindi, se vogliamo dirla tutta, lì, ok. Magari è stata un po' una reazione un po' too much, però fa parte anche dello spettacolo, ci sta, alla fine uno va anche sul personale e dici, oh, alla fine stai sbagliando te, che dovevi stare in guardia, nel senso. Quindi fondamentalmente sì. Questo è quello che è successo. È uscito fuori poi dalla sua bocca una parolina che a me principalmente dà fastidio nella vita, non è una questione di strelka, di sport o di qualsiasi altra cosa. Poi in un contesto dove devi combattere e non fare la puttana, quindi quella frase da tatuare da qualche parte. Quella frase da tatuare. Comunque Claudio, io visto che sono qua, volevo fare una sorta di sparring con te, leggero di pugilato, in cui mi insegni a non farla non fare la puttana. Insegno, ok, tutorial del giorno, come non fare la puttana sul ring. Niente, andiamo direttamente con lo sparring. Sono da 10 once. Ho fame. Okay.
Niente ragazzi, per oggi è tutto, siamo allenati, abbiamo dato, grazie al maestro, grazie per i padwork, siamo qua al Gymnasium Colleferro, parlo un tiktoker, che è tutto cattivo, quando si mette a picchiare meno forte, meno duro, come gli togli la videocamera, raga, si trasforma in un ragazzo tranquillo, il rumeno modello, è come se questi tatuaggi sparissero. Sto guardando i pugili veri, quelli veri da TikTok. Oh, questo dissing direttamente a Rookie. Cosa gli vuoi dire a Rookie? Che dici, lo sfidiamo Rookie? Sì, lo sfidiamo a mangiarci la carbonara. Vediamo chi se la mangia prima, perché a fare pugilato non c'è verso. Sai che mi ha scritto che voleva sfidarmi a fare sparring? Lui voleva sfidarmi a fare sparring. Dopo è già che fa ridere tutto, così. È già fa ridere così. Che devo ammettere che sta migliorando. Però ragazzi, malapena si muove, ci voglio dire. Però te lo lascio a te. Tu come pensi che finirebbe con te 5 riprese? Non finirebbe 5. A non quanto finirebbe? No, 5 secondi. No, a parte scherzi. Comincia prima di entrare in palestra. Prima di entrare in palestra, prima di metterci d'accordo, già finito. Ah, c'è da dire una cosa. Aspettate, ragazzi, qua fermiamo tutto. Qua c'è da dire una cosa che i ragazzi qua non l'hanno detto. Io sono stato incastrato a venire qua con le ferro. Io sono venuto per un allenamento, un video allenamento. Questi mi hanno portato a mangiare la carbonara 10 minuti prima dell'allenamento. Mi hanno portato a mangiare il dolce. Guardalo lì. Cosa vuoi dire alla mia? A tua discolpa. La carbonara. Coach. Qua siamo ospitali. Cioè, in primis. Le imprese di Pao. Vabbè, stai contento, no? Io te lo fa pure bere. Ma io sono contento che è finita. Non sono contento che sto facendo. Sono contento adesso. Che faccio ciò? Ti ho proposto anche un calice. Lasciamo perdere. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto. Sparring con lui. Presto, ragazzi, lui è forte. Lo vedrete di nuovo al torneo Strelka. Lo vedrete ad altri eventi che non possiamo spoilerare, perché c'è della roba veramente figa. L'unico italiano qua che ci abbiamo con le palle. E se ve lo dico io, ragazzi, è perché è così. Lo vedete spesso sui miei TikTok, Instagram, YouTube, eccetera. È uno che c'è i coglioni. Quando c'è da combattere non si fa problemi, sportività prima di tutto. Lasciate perdere trash talk, quelle robe là. Sì, qualche spintone, è uno spintone. Non è. No? Cioè, voglio dire, forse non è. Non durante lo stress. Le forze dell'ordine non ho fatto niente per le forze. Ecco perché sto bene. Ecco perché adesso Yanko deve girare con il cagule in testa per strada. E quindi niente, per questo video è tutto, magari ci vediamo in un prossimo video, sempre con lui che ci racconta un po' della sua carriera, le sue medaglie, perché di me ce l'ha fatti. Quanti ne hai fatti? 5 forse? Ne ho fatti 5, 3 persi e 1 vinto. No, sai cosa sarebbe finito? È uno pari, non so bravo in matematica. Ho fatto 5 match, 6 vinti e 2 persi, e tu dici qualcosa non quadra. Perché non sono bravo in matematica. Esatto, quindi per oggi è tutto ragazzi, al prossimo video.